Un territorio come quello del comune di Fiumicino, dove ci sono eccellenze enogastronomiche, mare e ospitalità, ha bisogno di profili legati al turismo. Motivo che ha spinto l'Istituto Baffi a collaborare con l'Academy ITS Turismo Roma per avviare corsi di alta formazione dopo il diploma. Dal mio insediamento nel 2019, accarezzavo l'idea di aprire un ITS anche sul territorio di Fiumicino, dove è forte la presenza di imprese, nell'ambito del turismo e dove secondo me, c'era necessità di creare, una formazione specializzata post diploma. Da ottobre si inizierà con 2 anni di corso, 1.000 ore in aula, 800 di stage e apprendistato nel food and beverage, marketing e hospitality. Il nostro obiettivo è cercare di sfruttare al massimo il potenziale che Fiumicino ha in termini turistici e che ha oggi solo in parte espresso. Quindi vogliamo dare a 25 ragazzi e ragazze la possibilità di crescere in ambito turistico, di formarsi e di trovare lavoro con grande soddisfazione per loro e per il territorio. Come convincerli a fare questi corsi? Non parlo io, ma parla l'Istat. Al crescere del titolo di studio, ogni volta aumenta del 20-30% lo stipendio e diminuisce del 20-30% il tempo necessario per raggiungere i propri obiettivi. Quindi cercherò di utilizzare queste parole. Silvia, puoi parlarci della tua esperienza? Sì, la mia esperienza, cominciata qui proprio in questo istituto, siamo al Paolo Baffi quest'oggi, mi sono diplomata qualche anno fa e mi sono affacciata proprio su questo, mondo del turismo e ho deciso di apprendere tutte quelle conoscenze un po' teoriche e pratiche che ho intrapreso, affacciandomi tramite le attività stagionali del territorio. Ho deciso poi di intraprendere un percorso con l'ITS Turismo proprio per colmare quelle lacune che ho preso sulle conoscenze pratiche e approfondire con delle coscienze teoriche.